Quel ritiro è rimasto nel cuore di chi, vuoi saperlo? So che ancora qualche notte se lo sogna, a distanza di 5 anni, chiedo conferma a chi? A Luca Cascioli. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Senti, so che... Non so, fate pure voi, visto che siete messi a ridere come fosse arrivato Panariello, insomma. No, stavo pensando per fare la trattativa, per farti venire, visto che ti ho chiamato lunedì. Meno male che ho fatto cose, sennò esoneravano da maschi. Senti, no, chiariamo subito, prima facciamo un intro obbligata, Emiliano. Luca Cascioli, credo ti debba gran parte della sua... carriera recente, 5 campionati vinti, 2 a Perugia, poi abbiamo Ancona, Rimini, Parma lo scorso anno, ora il Thiago Silva del Matelica, tornato di nuovo prima dopo la vittoria nel recupero di mercoledì, ha superato Vastese e Olimpiagnonese, deve però gran parte della sua carriera a te Roberto, perché? No, deve a se stesso innanzitutto per le sue capacità. Quell'anno arrivò a chiamare il Varo alla fine del primo tempo della partita di San Sepolcro, della partita di esordio, perché... diciamo dietro c'era qualche problema, aspetta, dai, dico, chiama, dico, perché qui i primi che arrivano oggi, dico, la prima partita del campionato, chi prende 4 gol rinforza la difesa. Insomma, la risposta fu: va a lavorare, va a giocare in promozione all'Ostia perché gli danno il posto di lavoro. Dico, beh, adesso uno che rifiuta il Perugia per l'Ostia, dico, bisogna metterlo sull'almanacco. No, invece alla fine, che cosa ti ha convinto Luca ad andare all'Ostia in promozione? Ma mi ha convinto, cioè, ero convinto in Perugia, perché volevo stare Ostia. Era solo, diciamo, un sistema che... per chiedere più soldi, dai, via. No, diciamo, dai, ero un po'... ho fatto un anno in C, dai, non trovavo alternative valide che secondo me erano giuste per me, quindi avevo preso quella decisione. Però, insomma, è andata più che bene, ecco. Senti, dici che cosa ci hai detto però a microfoni spenti. Quell'anno io ho accettato Perugia solo perché sapevo di giocare con Emiliano Frediani e Marco Taccucci, giusto? Con Frediani, oddio che ridere. Senti, te lo ricordi? Sostanzialmente tu, fine allenamento, era il pungiball dei Cascioli, Frediani. Senti, gli facciamo tirare su il polsino? Te lo ricordi questo tatuaggio? Inquadriamolo, va, se possibile. Ti ricordi la beccaccia? La beccaccia, c'è una beccaccia tatuata. Che cosa è questo che tatuaggio? Che fortuna che hai avuto venire quell'anno. Ce lo dai un ricordo di Frediani così sui due piedi, la prima cosa che ti viene in mente, Luca? Che non correva mai. Però? Però ogni tanto faceva gol, non sempre, ogni tanto. Senti, Luca Cascioli lo faceva qualche gol invece, Emiliano? Ha fatto a Civitacastellana, l'ha fatto, poi si è fermato lì. No, ce n'è anche un altro, ce lo vogliamo guardare? Guardiamocelo, va. Calcio di punizione vellutato di Borgese, Cascioli si inserisce bene, sfiora solamente il pallone. Mandorlini è sorpreso, il Perugia pareggia tra le proteste della squadra ospite che recrimina perché Cascioli non avrebbe toccato il pallone sul calcio di punizione di seconda. Ma l'atteggiamento della squadra è premiato all'83esimo quando Fiordiani salta l'uomo e dalla linea di fondo scodella in aria un gran pallone che Cascioli, in versione centravanti, infila a rete con un grande colpo di testa. Marco Taccucci, il giornalista, non il difensore, qui avrebbe dovuto dire che Cascioli alla Frediani in sacca di testa, no Luca? Lo so, ma Fred forse con di testa non l'ha mai fatto. Uno l'anno sempre, uno sempre. Forse non te lo ricordi perché non si giocava nelle solite categorie. Perché scusa, Luca Cascioli che categoria giocava? Era lo Stia, mi sembra. meno male che non dovevo essere cadere, se no mi incontravi era dura. Ma infatti io mi mettevo dall'altra parte, stai tranquillo. Senti, a Marco Taccucci che cosa vuoi dire invece? Che gli devo dire? Senti, si scherzava prima sul fatto a 39 anni ancora continua a giocare, insomma, l'Angelani in eccellenza, grande protagonista. Emiliano ha detto farà 4 gol. No, oh, vabbè, dai Marco, fisicamente un ragazzo serio, può giocare fino a 45.
Senti, allora facciamo questa trattativa in diretta. La Fezzanese cerca un difensore, è disposta a spendere qualsiasi cifra. Ora, qualsiasi no. C'è anche il presidente ci sta vedendo, se no li prende anche uno. Però sapete, Luca Cacioli sta per vincere un campionato con il Materica, quantomeno ci sta provando. Speriamo, quindi, speriamo. Quindi vai, falla in diretta. L'ho chiamato anche lunedì mattina e gli ho detto se vuole venire da noi c'è posto per Luca. Io so che e vuole. E per ringraziamento di tutti, ora sta vincendo campionati, ma ha vinto da quando ha trovato noi, Marco, quindi dovrebbe ringraziarci in una certa maniera. Anche guarda, perché lui è andato a Ostia. No, allora, Ostia. Ha detto gli serve un difensore forte, ha detto mi serve un difensore forte, allora ha detto non mi telefonare. Hai sbagliato numero. Sai Roberto perché probabilmente non andrà alla Fezzanese? Perché probabilmente Luca Cacioli andrà alla Tiberis con Alessandro e Sabatino Catoggi in cambio di un posto di lavoro come allo Stile. È una soluzione. Ci dobbiamo mettere a posto qua. Senti, le possibilità di vedere Luca Cacioli alla Fezzanese con Emiliano Frediani, quindi dacci una percentuale uguale a cicciolina vestita, uguale. Sei d'accordo col presidente? No, ormai vicino casa, ormai voglio stare vicino casa. Niente, dobbiamo riaprire la rubrica, cercare un altro difensore. Dopo questo no in diretta, saluta tu Luca Cacioli, vai. Grazie Luca, grazie lo stesso, grazie. Io mi con il cuore sono contento. Ma vai, Luca, stai tranquillo, quest'anno lo rivinci un altro campionato, vai. Dopo sta gufata. Poi, lui è un esperto di gufi, come hai visto, insomma. Dopo sta gufata è fatta. No, non me la tirare, Fred. No, vai tranquillo. Ho paura. No. Grazie davvero, un applauso anche a Luca Cacioli. Ciao Luca.